Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e oggi sono tornato nella mia postazione a Milano. Sono tornato a Milano, è finita l'estate, ricomincia un nuovo anno accademico, quindi siamo pronti a ricominciare e siamo pronti anche a vedere film al cinema qua a Milano. Ho cambiato anche la postazione perché solitamente fino alle altre volte ero girato dall'altra parte, cioè verso di là. Vedete di lì e oggi invece sono qui. Avete visto, vi ho fatto vedere anche la vecchia postazione, ho detto nuova stagione, nuova postazione con dietro questo muro che sembra il mondo capovolto. Detto questo, ragazzi, sono pronto a parlarvi di un film che stavo attendendo forse come la seconda venuta di Cristo, un film che stavo attendendo veramente tantissimo. Prima di parlarvi di questo film, vi voglio ricordare che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema e TV, pagina Facebook e sito internet interamente dedicato al cinema e io vi lascio il link qui nelle info del mio video così potrete andare a vedere, potrete lasciare like, insomma mi fareste un grande favore. Detto questo, voglio anche ringraziare Adriano Della Starza, meglio conosciuto come il collezionista di ombre, che è un appassionato di cinema, un collezionista, proprio come si evince dal suo nome, un collezionista che seguo ormai da tanto tempo e ho avuto la fortuna di vedere un suo video e sentirmi citato in quest'ultimo suo video. In questo video, che vi linkerò qua nelle info del mio video in questione, vengo salutato affettuosamente e esprime parole veramente molto belle nei miei confronti il caro Adriano, quindi io lo ringrazio di cuore, lo ringrazio davvero e vi invito, come già avevo fatto in altri video, a iscrivervi al suo canale e ad andare a vedere i suoi contenuti, perché i contenuti che troverete all'interno del suo canale sono veramente favolosi. È un maestro, per chi ama il cinema non può che essere un insegnante lui, quindi mi raccomando, andate a vedere, io vi lascio il link qua nelle info del mio video. E con questa bella stizza che ho qua a sinistra, vabbè, vi dico che sono pronto a iniziare questa recensione, ma era doveroso salutare l'amico Adriano Della Starza, o per meglio dire, il collezionista di ombre. Detto questo, ragazzi, oggi di che film voglio parlarvi? Oggi voglio parlarvi di un film che stavo attendendo molto, molto, molto. Solamente qualche anno fa, forse un annetto e mezzo fa, venni a scoprire che avrebbero diretto un film, fatto un film su Venom. Venom, per chi non lo sapesse, è il nemico numero uno di Spider-Man, il simbionte alieno, acerrimo nemico dell'uomo ragno. Subito, quando io lessi questa cosa, pensai: che bello, si vede che la Sony detiene i diritti sia di Spider-Man, sia di Venom, sia di ogni nemico o amico di Spider-Man, insomma, detiene i diritti di ogni elemento corrispondente all'universo Spider-Man, di ogni personaggio per meglio dire. Pensai subito: che bello, si vede che la Sony presterà, come già ha fatto con l'Uomo Ragno, i diritti ai Marvel Studios e quindi che bello potremo vedere Venom in uno dei futuri film sull'Uomo Ragno, anche perché era in lavorazione anche Spider-Man Far From Home, quindi il sequel di Spider-Man Homecoming. Ed ero molto felice di vedere riproposto Venom, dopo che lo vidi solamente nel meraviglioso, che per me è stato meraviglioso, nel meraviglioso Spider-Man 3 di Sam Raimi, anche se, come già dissi nella recensione di Homecoming, in Spider-Man 3 Raimi non voleva nemmeno inserircelo Venom. Fu questa cosa una, diciamo, scusate il gioco di parole, fu una scelta della produzione che impose a Raimi di infilarci dentro Venom. Quindi quel film ha tanta carne al fuoco. Poi per me la carne al fuoco è stata gestita bene, però riconosco, come dice Raimi, che se Venom fosse stato il protagonista di un ulteriore quarto capitolo, piuttosto che mettere tutto nel terzo, sicuramente la scelta si sarebbe rivelata molto migliore. Però ormai è andata così e questi problemi di produzione, infatti, poi spinsero Raimi a non continuare con un quarto capitolo. Però Venom, io lo conobbi lì, diciamo, cinematograficamente parlando, e per pochi minuti, perché intendiamoci, in Spider-Man 3 di Sam Raimi non è che si veda molto. Quando seppi che avrebbero fatto un film su Venom ero molto felice, però la mia curiosità, diciamo, andò a sbizzarrirsi quando lessi che il Venom di
Ruben Fleischer, il regista Ruben Fleischer, lo stesso regista del bel Benvenuti a Zombieland, non sarebbe stato collegato con il Marvel Cinematic Universe, sarebbe stato un film a sé stante, come se la Sony stesse creando il proprio universo. Io ricordo che con Spider-Man la Sony ha solamente prestato i diritti ai Disney Studios. Non è che ha concesso i diritti, li ha prestati. Cioè Spider-Man di Tom Holland potrebbe essere ripreso da un momento all'altro, poi ovviamente avranno contrattualizzato fra di loro, però i diritti di Tom Holland sono sempre della Sony. Quando seppi che Venom non sarebbe stato prestato ai Marvel Studios, alla Disney Studios, ho detto: ma cosa vogliono fare? Ma perché tutto questo? Cioè, bellissimo, è un film sulle origini di Venom. Però ho pensato: vi è Spider-Man in un universo e create un altro universo sul suo acerrimo nemico? È un po' come Batman che è nell'universo del DC Extended Universe vedesse nascere nell'universo della Warner un film sul Joker. Ops, scusate, succede anche quello, perché sì, come è successo proprio in casa DC, dove uscirà il film sul Joker con Joaquin Phoenix non collegato al resto del DC Extended Universe, anche in casa Marvel abbiamo avuto un film su Venom non collegato al Marvel Cinematic Universe. Quindi ero curioso da una parte perché non vedevo l'ora di poterlo vedere questo film, ma allo stesso tempo ero impaurito perché dicevo no, no, cioè quanto sarebbe bello poter far sì che le due opere fossero collegate, perché tutto questo? Sono arrivato anche a darmi delle risposte. Lo so, sto facendo una lungagnata senza parlarvi del film, ma arriviamoci piano piano. Io arrivai a pensare questa tesi qui, che non è una tesi che ho sostenuto solo io, ad esempio Victor Laszlo 88 lo conoscerete senz'altro, è una tesi questa che porta avanti da mesi e mesi. Parliamoci chiaro. Io ho pensato, non è che la Sony, avendo solamente prestato i diritti di Spider-Man alla Disney Studios, ai Marvel Studios, non volesse che i Marvel Studios lo facessero diventare famosissimo. Il personaggio di Spider-Man di Tom Holland. In tal caso, poi la Sony avrebbe fatto un film su Venom, ad esempio, come è stato fatto. Intanto, grazie al Marvel Cinematic Universe, la gente già stava apprezzando e aveva conosciuto appieno lo Spider-Man di Tom Holland. Così, se poi Venom avesse avuto il successo sperato, avrebbero potuto portare via quelli della Sony, Spider-Man, dal Marvel Cinematic Universe, dalla Disney Studios, e rimetterlo nel Sony Universe, nell'universo dell'uomo ragno della Sony, perché parliamoci chiaro, la Sony ha solamente prestato i diritti. Quindi, dopo il flop di The Amazing Spider-Man, che per me è stato fantastico, anche il secondo che tutti hanno odiato, però quelli sono gusti, ho detto: non è che la Sony, onde rischiare di avere un ulteriore flop con un personaggio importante come Spider-Man, non l'abbia affidato nelle mani dei Marvel Studios, ben sapendo che con i Marvel Studios, con la Disney Studios, avrebbe ovviamente avuto un successo della Madonna, per poi ritirarlo nel momento più ghiotto per la Sony, cioè dopo aver presentato Venom, il personaggio di spicco, no? Noi si presenta Venom, avrà pensato la Sony. Abbiamo successo magari con tale film, in quel momento possiamo estrapolare Spider-Man di Tom Holland dai Marvel Studios, tanto noi abbiamo solo prestato e non concesso i diritti, così almeno poi da sfruttare lo Spider-Man di Tom Holland nei successivi film dello Spider-Man Universe della Sony. Allora, è stata una tesi questa che è stata portata avanti da tanti fan, tante persone erano convinti di questa tesi. Io fino ad un certo punto, fino ad un certo punto. Ero convinto fino ad un certo punto per il semplice motivo che, allora, mi sarebbe sembrato assurdo presentare un personaggio all'interno di un universo meraviglioso come quello del Marvel Cinematic Universe per poi toglierlo dopo pochi film. È vero che in Spider-Man Homecoming ci veniva di sfuggita,
presentato il personaggio di Miles Morales, cioè conoscevamo suo zio, interpretato da Donald Glover, che faceva riferimento al nipote, cioè Miles Morales. Miles Morales, per chi non lo sapesse, nei fumetti è il ragazzo di colore che prende il posto di Spider-Man. Prima viene allenato dal vero Peter Parker, dal vero Spider-Man, e alla morte di Peter Parker, Miles Morales prende il suo posto. Siccome in Spider-Man Homecoming vi erano dei riferimenti a Miles Morales, tanti hanno pensato, sicuramente per far sì che la Sony possa fare questo lavoro qua di cui vi ho parlato fino a poco prima, sicuramente nei film della Marvel faranno morire Spider-Man, lo Spider-Man di Tom Holland, al suo posto entrerà Miles Morales, già comunque lievemente presentato, e così lo sfruttamento dello Spider-Man di Tom Holland sarebbe liberissimo nel Sony Universe di Spider-Man. Però mi sembra assurdo perché anche qui far morire Spider-Man dopo pochi film, cioè presentare un personaggio per farlo morire, cioè capisco che la Sony possa aver prestato il personaggio per fargli riscuotere successo, però è anche vero che per me dei geni come quelli del Marvel Studios, boh, non so quanto potessero apprezzare una scelta del genere, cioè quella di presentare un personaggio e farlo fuori entro poco. Quindi diciamo che questa tesi portata avanti da tante persone, mi convinceva fino a metà. Per di più poi venne annunciato per il dicembre del 2018, quindi fra poco uscirà, un cartone animato sull'Uomo Ragno totalmente in live action, cioè Spider-Man un nuovo universo. Cartone animato che avrebbe narrato la storia di Miles Morales proprio, però sempre ad opera della Sony, quindi che non c'entra niente con la Disney Studio, sempre ad opera della Sony. Quindi da una parte io ero più intenzionata a credere, un'altra cosa è forse la cosa più semplice e sensata. Sono arrivata a pensare che magari sarà proprio nei film della Sony che vedremo Miles Morales. Per quale motivo deve esserci questo scambio di qui e di là? Secondo me la scelta più giusta sarebbe quella di lasciare il povero Tom Holland all'interno del Marvel Cinematic Universe e fargli svolgere tutte le sue mansioni, e inserire lo Spider-Man di Miles Morales all'interno dell'universo di Spider-Man della Sony. Perché tanto, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, anche il cartone animato Spider-Man Nuovo Universo appartiene alla Sony, quindi comunque, nel senso, sarebbe più sensato un ragionamento di questo genere, però non possiamo saperlo. Detto questo, ragazzi, io sono andato in sala sperando di avere diciamo, parere in più, di avere qualche risposta a questo dilemma che attanagliava un po' tutti. E sono andato in sala anche, diciamo, con una forte ansia, perché su questo film avevo sentito critiche totalmente disastrose. Allora, parliamoci chiaro, avevo sentito e letto critiche disastrose, ma da parte della critica, non del pubblico, perché questo film sarebbe uscito il 4 ottobre, giorno in cui io l'ho visto. Già però il 3 ottobre, giorno del mio compleanno, fra l'altro, ho ascoltato recensioni di persone che l'avevano visto in anteprima, scoprendo che in queste recensioni ne parlavano malissimo. Sia le recensioni che arrivavano dall'America non erano lusinghiere, sia quelle italiane. Parlavano di un film disastroso, parlavano di un film che veramente prevedeva buchi logici, un film senza capo né coda, un film che sarebbe potuto andare bene magari nei primi anni del 2000 e non certo oggi. Quindi diciamo che io non mi lascio mai condizionare dalle critiche e sono andato a vedermi questo film con la speranza di pensarla in modo totalmente diverso. Certo, come al solito, ora sono qui a dirvi la mia. Però potrete capire che non è bello sapere che un film così aspettato da tutti sia stato stroncato, cioè poi magari a me sarebbe potuto piacere anche da morire, però mi rendeva triste, amando il personaggio, sapere che qualcuno l'avesse stroncato. Poi magari sarei stato il primo io a stroncarlo se non mi fosse piaciuto nel caso. Però comunque sono andato in sala cercando di resettare tutte le critiche che avevo ascoltato, come sempre faccio, pronto a gustarmi questo film. Intanto devo dire che già alla cassa del cinema hanno regalato questa strepitosa comic book limited edition di Venom, che racconta un po' la storia del film a grandi linee, cioè io devo ancora leggerlo, ma da quel che mi sembra è proprio questo, un po' come è stato fatto anche con lo splendido Ride del
della truppa Guaglione, Resinaro, Rondinelli, però con Raid il fumetto usciva in edicola. Questo lo davano direttamente alla cassa del cinema Venom. Intorno a questo film ne sono girate tante di voci. C'è sempre stato l'hashtag pronto: We are Venom, noi siamo Venom. Quindi io, guardando questo film, dicevo tra me e me: io sarò Venom alla fine del film o mi dichiarerò contrariato? Allora, ragazzi, io vi posso dire in totale onestà che ho visto questo film, la sala era completamente piena e non solo non mi trovo d'accordo con la maggior parte della critica negativa, ma ho amato alla follia questo cinecomics. Questo cinecomics con la regia di Ruben Fleischer, e cioè Venom, per me è stato assolutamente meraviglioso. E se dico meraviglioso, non sto esagerando, perché è un cinecomics che veramente mi ha fomentato come una bestia. È un cinecomics comunque di intrattenimento, che intrattiene, che diverte, che risulta anche essere un film che scorre velocissimo. Avevo sentito dire un film noioso, assolutamente no, almeno per me. Un film che mi ha fomentato, un film che mi ha divertito come un matto, un film che è riuscito anche a tenermi in ansia, un film che non mi ha dato un minuto di respiro, interpretato benissimo da un grandissimo Tom Hardy, interpretato che interpreta ovviamente Eddie Brock, il nostro protagonista, e come è stata trattata l'origine di Venom, mi è proprio piaciuto. Cioè, mi è piaciuta questa relazione fra Eddie Brock e il simbionte alieno, mi è piaciuta da morire. Tanti hanno criticato il fatto che non ci fosse quella giusta profondità nei personaggi, ma secondo me, per essere un film d'esordio dove descrivono per la prima volta un dato personaggio, viene raccontato anche troppo. Questo film finisce con la curiosità incredibile di vederne un altro. Quindi già quando succede questo, per me è un passo avanti il tutto. A me questo film è piaciuto davvero tanto. Le scene action sono bellissime. Le scene action fomentano da far schifo. Le scene action sono gestite bene, sono dirette bene. Ruben Fleischer è molto bravo a dirigere cinecomics, secondo me. Infatti spero di poterlo vedere nuovamente, sia nel sequel di questo film, che spero venga fatto, perché spero che questo film abbia tanto successo, ma è un bravissimo regista, cosa che aveva dimostrato anche nel bel Benvenuti a Zombieland. Mi è piaciuta la storia, mi è piaciuto il rapporto tra il nostro Venom e Eddie Brock, perché di cosa parla questo film? Di cosa parla? Qual è la storia di Venom? Praticamente in questo film abbiamo Eddie Brock, protagonista, interpretato da Tom Hardy. Eddie Brock non è nient'altro che un giornalista, ma uno di quei giornalisti che tira sempre fuori verità scomode. Non è certo uno di quei semplici giornalisti che si accontentano, uno di quelli magari che leccano il di dietro al proprio intervistato pur di ricevere scoop e così via. Anzi, è uno di quelli che ha messo KO tante persone proprio per il modo di fare da combattente, diciamo, verbalmente parlando. È uno di quelli che ha scoperto tanti altarini, è uno di quelli che ha scoperto tante cose che magari non si dovevano fare. E un giorno il nostro Eddie Brock si ritroverà a dover intervistare Drake, capo della Life Foundation. La Life Foundation è una fondazione da tanti considerata una grande associazione, perché comunque si occupa di scoperte, si occupa di ricerca, ha già mandato dei razzi nello spazio per comunque visionare lo spazio per capire se magari in questo spazio vi sono forme di vita. Ma per di più, il nostro Drake è conosciuto anche per aver trovato una sorta di cura al cancro, o per meglio dire, più che una cura, abbia trovato un metodo per
far vivere di più le persone malate di cancro e triplicare le aspettative di vita di queste persone malate. Quindi da tanti è considerato un genio, un mito, una persona che sta facendo tanto per l'umanità, ma sarà davvero così? Eddie Brock, come vi ho detto, è uno che scopre tanti altarini e magari ha scoperto delle faccende poco piacevoli anche sul nostro Drake. E queste faccende poco piacevoli lui gliele spiattellerà in faccia, nel muso, detto alla toscana, proprio in questa intervista. Facendo così, non solo rischierà e perderà il lavoro, non solo perché si è messo contro un pezzo grossissimo, ma perderà anche la sua fidanzata, interpretata dalla brava Michelle Williams, perché comunque anche lei vi rientra in questa faccenda, non vi voglio dire perché, lo vedrete nel film, però per colpa di questa intervista lui da un giorno ad un altro si ritroverà senza lavoro e senza fidanzata e senza più quella donna che da lì a poco avrebbe dovuto sposare. Quindi pensate un po' voi. Girano tante male lingue su questa Life Foundation. Si dice che facciano esperimenti sull'essere umano. Si dice che Drake sia buono solo all'apparenza. Bisogna dire che Drake è ossessionato da dei simbionti che attraverso una spedizione riesce a trovare nello spazio, dei simbionti alieni, e Drake pensa, questo ve lo devo dire per forza, pensa che per salvarsi dalla futura distruzione della Terra, solo i simbionti potrebbero aiutare l'essere umano entrando proprio a contatto con esso. Quindi è ossessionato Drake dall'unire l'essere umano con questi simbionti, è ossessionato dal completare questa simbiosi per poter magari poi vivere in altri mondi, per poter magari poi vivere nello spazio e salvarsi dalla distruzione della Terra come se si fosse un tutt'uno con questi simbionti ritrovati. Cioè è veramente folle il suo piano, cioè per salvarsi dalla distruzione globale della Terra bisognerebbe entrare in contatto con questi simbionti, diventare un tutt'uno e andare a vivere altrove, perché secondo lui si può vivere anche altrove. È folle questo suo pensiero, è folle. È uno che dall'inizio del film vuol far credere che ama la terra, ama salvare gli abitanti, ma poi ben presto si scoprirà che l'unica cosa che è interessante e che ama veramente il nostro Drake sono i soldi, l'arricchirsi. Ama arricchirsi anche a discapito di povere persone che vengano utilizzate come cavie all'interno di questi laboratori. E poi non vi dico altro perché ovviamente succedono cose che vi faranno aprire gli occhi. Ovviamente di questi simbionti il nostro Drake ne ha tre, perché uno è riuscito a scappare. E uno di questi simbionti entrerà in contatto proprio con il nostro Eddie Brock. E quindi Eddie Brock si ritroverà da un giorno ad un altro posseduto da questo parassita, ma guai a utilizzare il termine parassita, se no Venom, come si chiama il parassita di Eddie Brock, la annoia. E quindi dovrà fare i conti il nostro Eddie Brock, non solo con Drake, che comunque compie affari illeciti e pensa ad arricchirsi a discapito degli altri, ma dovrà fare i conti anche con questo parassita che possiede il suo corpo, la sua anima, e dovrà gestirlo. E non sarà sicuramente facile, anche perché forse questo parassita ha proprio come scopo l'obiettivo di conquistare e distruggere forse la Terra. Però se di simbionti ce n'è uno, bisogna ricordarsi che ce ne sono anche altri. C'è per esempio Riot, che è magari un altro simbionte molto ignorante, forse ancora più di Venom, molto cattivo, forse ancora più di Venom. E quindi il nostro Eddie Brock si dovrà ritrovare a fronteggiare tante cose, sia a livello umano, sia proprio a livello a livello umano, ma anche proprio a livello fisico, perché si ritroverà da un giorno ad un altro in preda al potere di Venom. E questo film, io della trama non voglio dirvi altro, vi posso solo dire che in questo film sono fantastici i momenti in cui per le prime volte vediamo il rapporto tra Venom e Eddie Brock. Eddie Brock che tenta di controllare il potere del parassita, ma non ci riesce, perché ad esempio quando il parassita ha fame, cioè succede un casino dell'80, cioè ci sono delle scene veramente bellissime, perché questo film mischia in maniera veramente ben dosata umorismo,
con una bella miscela insieme di umorismo, anche quasi black humor, poi momenti ansiogeni, poi ad esempio momenti ricchi di action, poi momenti drammatici, poi momenti più emozionanti. Riesce questo film a creare una miscela esplosiva di più elementi che alla fine mi fanno solo che apprezzare di più questa pellicola, perché io in questo film mi sono divertito tanto. Mi è piaciuto il rapporto fra Venom e Eddie Brock, questo cercare di controllare il parassita, ma senza riuscirci troppo facilmente. Mi è piaciuto l'aspetto umano di Eddie Brock, che da un giorno ad un altro si ritrova solo. Mi è piaciuto vedere proprio il personaggio interpretato da Eddie Brock, da Eddie Brock, da Tom Hardy, doppiato magistralmente dal grandissimo Adriano Vannini, che rende il personaggio ancora più affascinante, perché Adriano Vannini è uno dei migliori doppiatori che ci siano, secondo me. E mi è piaciuto tanto anche il rapporto fra Michelle Williams e Tom Hardy, lui che si ritrova solo e tenta di riconquistare la propria ragazza, perché comunque Tom Hardy sa, Eddie Brock sa, che se l'ha persa è per colpa sua, per colpa del suo carattere impulsivo, aggressivo, per colpa quasi del suo essere sbruffone, anche se tutto sommato aveva ragione quando accusava il nostro Drake, capo della Life Foundation. Tra l'altro, Drake assomiglia al mio amico Vaccaro. Erano uguali, davvero. Quando guardavo nello schermo Drake, dicevo: "Ma dal Vaccaro, dove è arrivato anche a fa film americani?" Assomigliava veramente al Vaccaro, il nostro Drake. Insomma, il film è un cinecomics fatto benissimo. Io non riesco a capire le critiche, la CGI orrenda. La CGI a me è piaciuta tantissimo. C'è il combattimento finale da tutti odiato, che a me è sembrato veramente meraviglioso. Ero fomentatissimo, tanto che in sala mi toglievo il giacchetto, me lo rimettevo, poi lo appoggiavo sulla poltrona, poi mi toccavo le gambe, cioè perché proprio non riuscivo a stare fermo. Questo film mi dava il fomento in continuazione. E quando poi sul finale vi è una battaglia fra più simbionti, cioè è una cosa splendida. Io non voglio dirvi più di tanto, non voglio dirvi quanti simbionti combatteranno fra di loro, se uno, due, tre, qua, non voglio dirvi niente. Vi posso solo dire che c'è una battaglia finale che a me è piaciuta tantissimo. Cioè, ci sono delle scene veramente girate bene, ma poi è proprio bella la storia di Eddie Brock. È bella la storia di Eddie Brock anche prima che arrivasse Venom. Proprio il film mi prendeva anche solamente quando si vedeva la vita di Eddie Brock, di questo giornalista senza peli sulla lingua. Diciamo, Eddie Brock è se fosse femmina sarebbe la selvaggia Lucarelli cinematografica. Mi piaceva, era un film che mi ha veramente appassionato. È un film che mi ha appassionato, che mi ha divertito e che ha poi due scene post-credits veramente meravigliose. Allora, io saprete che all'inizio del film, che all'inizio di questa recensione del film, vi dicevo: chissà se questo film avrebbe dato delle risposte a quel dubbio che io avevo, Sony, Disney Studios, se magari guardando questo film si fosse magari capito qualcosa in più. Io non vi rispondo a questa cosa, vi posso solo dire che la seconda scena post-credits meravigliosa potrebbe farvi avere un'idea più chiara della situazione. Io sono arrivato a pensare che, anche se dovrei parlare nella parte spoiler, lo Spider-Man di Tom Holland sia salvo. Cioè, io non penso proprio che la Sony lo voglia estrapolare dal Marvel Cinematic Universe per poi inserire di là Miles Morales, per vari motivi di cui vi parlerò nella parte spoiler. Detto questo, la prima scena dopo i titoli di coda mi ha fatto venire una voglia incredibile di vedermi il sequel. Veramente non vedo l'ora. È una bella scena. Solo la prima scena durerà 1 minuto e mezzo e la seconda su 4 minuti, quindi sono anche scene piuttosto lunghe. E che dirvi, ragazzi? Accidenti. Cioè, un film veramente, secondo me, addirittura più bello di tanti film del Marvel Cinematic Universe. Cioè, io amo il Marvel Cinematic Universe, però, ad esempio, ho preferito questo al bellissimo Ant-Man and the Wasp. Ho preferito questo al primo Ant-Man anche. Ho preferito questo a un Justice League del DC Extended Universe. Ho preferito questo a un L'Uomo d'Acciaio. Cioè, sono film meravigliosi quelli di cui sto parlando per me. Per me che amo il cinecomics, che amo i supereroi. Però questo film io non riesco a capire veramente come possa essere criticato. È stato criticato il doppiaggio, è stata criticata la CGI, è stata criticata
È stata criticata la sceneggiatura perché a seconda di alcuni vi erano buchi logici. Io veramente non ho trovato buchi logici, tutto torna perfettamente. C'è un finale che mi è piaciuto da morire. Ho sentito dire, ma non c'è tanta analisi introspettiva dei personaggi. Ma è il primo film, ragazzi, cioè magari lo faranno più in là. Cioè, anche Tony Stark non è che abbiamo conosciuto tutto di lui nel primo Iron Man, eh? Abbiamo conosciuto tanti aspetti di lui anche nei film successivi. Cioè, per essere il primo film, a me va più che bene. A me è piaciuto da morire questo film, io non vedo l'ora di rivederlo. Quando è finito il film e sono uscito dal cinema, io mi sentivo Venom, non mi succedeva da quando ero piccolino. Quando da piccolino vedevo un film e dicevo, cavolo, io sono quel personaggio, vedevo l'Uomo Ragno e dicevo, io sono Spider-Man. Avete presente, no? Quando siamo piccolini. Io quando è finito il film quasi mi sentivo Venom, io ero Venom, I am Venom, io avevo voglia di rivedere il film appena finito, proprio mi aveva fomentato da morire. Interpretazioni magistrali, Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed che interpreta Drake, Gabriele Vaccaro, cioè mi è piaciuto veramente tanto, 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 non le capisco queste critiche, poi rispetto tutti, se a uno il film non è piaciuto va benissimo, ma a me è piaciuto tantissimo, ma le colonne sonore mi sono piaciute, le scene action, mi sono piaciuti proprio i momenti divertenti, perché in questo film non solo ci si inquieta in certe parti, ma ci si diverte anche tanto. In tante persone hanno criticato il fatto che fosse stato edulcorato per non vietarlo. Inizialmente, mesi fa, si parlava di un film violentissimo, magari si parlava del primo cinecomics vietato ai minori, un po' come Logan. E poi invece il tutto è stato edulcorato, un po' come in Sharky il primo squalo, ma sinceramente a me non è mancata la violenza. Posso capire che Venom è un personaggio ignorantissimo, che nei fumetti è un distruttore, che ha ucciso tante persone, però sinceramente il film, per come è stato organizzato, diretto e gestito, non mi ha fatto sentirla, cioè non mi ha fatto desiderare la violenza. Io quando vedevo certe scene, girate con certi espedienti registici, certe scene violente, le ho apprezzate anche senza vedere la minima goccia di sangue, cioè proprio come quando guardavo Shark, non ne sentivo il bisogno. Se poi l'avessero fatto violento, va bene uguale, però non è che siccome questo Venom non rispecchia quella violenza che vi aspettavate, allora deve essere brutto. Assolutamente no. Assolutamente no, anzi, anche perché se l'avessero vietato si sarebbe tagliato una bella fetta di pubblico. Quindi per me hanno fatto proprio bene a renderlo non vietato ai minori e a edulcorarlo un po', tanto comunque, cioè non è un film che si deve basare sulla violenza, è un cinecomics, ragazzi, è un cinecomics per tutta la famiglia che a me ha divertito, ha anche tenuto in ansia, ha fomentato, è riuscito anche a farmi provare un brivido di spavento in una data scena, la scena in cui Eddie Brock, avrete capito quale, si aggira nei corridoi della Life Foundation e magari trova quella ragazza che conosce, vetro a vetro. Mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto da morire. Guardando questo film, fra l'altro, ho notato anche forse un omaggio a quel capolavoro di film italiano che lo chiamavano Gigrobo, perché alla fine Eddie Brock vive da solo come il nostro Enzo Ceccotti, alla fine il nostro Ed Brock vive da solo in una casa incasinata come il nostro Enzo Ceccotti, beve birra come il nostro Enzo Ceccotti. È lì senza lavoro come il nostro Enzo Ceccotti, ha un potere da un momento all'altro come il nostro Enzo Ceccotti, da un secondo ad un altro va al cesso a vomitare come il nostro Enzo Ceccotti, si ritroverà a dover fronteggiare un qualcosa di più grande di lui come il nostro Enzo Ceccotti. Chissà che il nostro Ruben Fleischer non abbia voluto mangiare il capolavoro di Mainetti, lo chiamavano Gigrobù. Bisogna dire che alla sceneggiatura, leggendo qua i nomi al computer, abbiamo Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, Kelly Mercer e Will Bill. Quindi questi sono i coloro che hanno contribuito alla sceneggiatura. E che dire, ragazzi, c'è ben poco da dire, se non che io vado totalmente contro ad ogni critica negativa, che io non vedo l'ora di vedermi un sequel, che io non vedo l'ora di acquistarmi questo Venom e rivedermelo a ripetizione. Mi spiace per tutti coloro che non l'hanno apprezzato, spero che il pubblico possa pensarla diversamente dalla critica, perché la critica molto spesso ha distrutto film poi giudicati meravigliosi dal grande pubblico. Comunque, io sono stato fomentato da morire, non solo mi è piaciuto, ma mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo. Mi sembra di rivivere un po' la cosa già vissuta con Batman v Superman, che io ho talmente amato che ho comprato la Blu-ray Director's Cut e ho rivisto almeno 3 volte.
niente, e invece tutti lo hanno distrutto. Boh, io sono sincero, potrete benissimo dirvi la dirmi la vostra, anzi io vi invito a dirmi la vostra qua sotto nei commenti, a anche dirmi perché non la pensate come me, l'importante è che rispettiate il mio parere. Che siate educati, se la pensate come me lasciate pure un like a questo video, ricordatevi di cliccare sulla campanellina del mio canale per essere aggiornati su ogni nuova uscita di Paolo Innocenti. E che dire ragazzi, ora posso passare alla parte spoiler. Tutti ci chiedevamo, ma il film reggerà lo stesso senza la presenza di Spider-Man? Cavolo, il film sul suo acerrimo nemico? Sì, non si sente mai la mancanza di Spider-Man, non si sente mai. Poi certo, sarebbe fighissimo poterlo vedere comparire, però io spero che nei prossimi film utilizzino invece proprio Miles Morales. Però voi potreste dirmi, se utilizzano qua Miles Morales, perché allora lievemente lo hanno accennato in Spider-Man Homecoming? Perché magari comunque accennando a questo personaggio, può essere che prima o poi, una volta magari finito il ciclo dei film del Sony Spider-Man Universe, chiamiamolo così, il personaggio di Miles Morales, come quello di Venom o di qualsiasi altro personaggio dell'universo Spider-Man, venga concesso alla Disney Studios, e quindi magari hanno voluto inserire quell'accenno al personaggio in vista di un futuro, magari si parla di anni e anni, di un futuro però coinvolgimento di Miles Morales all'interno del Marvel Cinematic Universe. Se poi così non sarà perché il ciclo della Sony durerà all'infinito, va bene lo stesso, i film vanno avanti, tanto hanno Tom Holland, ma un riferimento per me può essere solo che geniale in vista magari prima o poi di un futuro coinvolgimento. Quindi mi sembrerebbe molto più sensato inserire Miles Morales all'interno dello Spider-Man dell'universo Sony piuttosto che fare un ulteriore cambio e metterlo dall'universo della Sony, perché comunque anche il cartone animato su Miles Morales è della Sony, farlo andare dalla Sony alla Disney Studios. Cioè mi sembra un po' assurda come cosa. Poi magari sarebbe una cosa fighissima, ma ve lo immaginate, a me mi sembra un po' assurda. Preferirei che Tom Holland restasse da una parte e Miles Morales dall'altra. Poi non voglio pensare alla confusione che la gente avrebbe nella testa, perché già la gente fa confusione di per sé con tutti i film del Marvel Cinematic Universe, essendo più di 20 ormai quasi, perché in vista dell'uscita di Captain Marvel siamo al 21esimo film. Quindi già la gente fa confusione, figuriamoci se poi ci saranno due Spider-Man in due universi differenti. È vero che uno è Miles Morales e uno è Peter Parker, però la gente, lo spettatore medio, sai chi c'è sotto quella maschera, vede l'uomo ragno e pensa, è di qui e di là, quale guardo ora? Magari pensa che siano collegati magari due universi, quindi guarda Spider-Man Homecoming guardando quell'altro, non c'entrano nulla i due universi, quindi mi immagino il che verrà fuori, me lo immagino. Però sarebbe molto più sensato avere Miles Morales da una parte e Tom Holland dall'altra, anche perché se Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe lo facessero morire lì e lo mettessero nell'universo della Sony, la gente sarebbe ancora di più comunque fuori da gangheri, perché comunque questo è un personaggio che è stato presentato di là, e quindi magari lo spettatore che non segue quotidianamente lo sviluppo della continuity di questi film potrebbe pensare, se è lo stesso Spider-Man sicuramente questo della Sony è un sequel di quello del Marvel Cinematic Universe, invece no, perché dall'altra parte è morto. Però è anche vero che poi sarebbe assurdo nella Sony portare avanti un personaggio che ha già un background iniziato in un altro universo, però nell'universo della Sony resettarlo, cioè sarebbe assurdo. Cioè utilizzate il Marvel Cinematic Universe per farlo conoscere e poi lo portate nell'universo della Sony e lì si resetta, perché comunque se è morto in tale universo non è che poi lì sopravvive così, quindi che senso avrebbe fargli continuare una storia se tanto in quella del Marvel Cinematic Universe è già morto e schiantato? Che senso avrebbe? Allora in questo modo è più facile dire lascio Tom Holland al Marvel Cinematic Universe e magari ne creo un altro in quello della Sony, che può essere Miles Morales o potrebbe essere anche un ulteriore Peter Parker. Cioè io lo so che potrebbe creare confusione nella mente delle persone, però non è che ci sarebbe un qualcosa di male nel creare un ulteriore Peter Parker nell'universo della Sony. Cioè nei fumetti è sempre stato così. Se ora voi andate in edicola e chiedete un fumetto dell'Uomo Ragno, vi diranno quale volete, la versione Ultimate, questa o l'altra. Nello stesso momento ci sono mille universi dell'uomo ragno su fumetto, su carta, quindi perché al cinema non può essere così? Non può essere così perché noi spettatori non siamo ancora abituati a una cosa del genere, ma io sono convinto che prima o poi
Succederà anche sul grande schermo e ci stiamo andando incontro. Per me però l'importante è che Tom Holland resti al Marvel Cinematic Universe e che dall'altra parte o creino un ulteriore Peter Parker o creino un Miles Morales. E secondo me il film Spider-Man, un nuovo universo in cartone animato, serve proprio per presentare Miles Morales, farlo conoscere al pubblico, per poi inserirlo nell'universo della Sony. Non viceversa, come diceva anche Victor, e sostengo il suo parere, fino a un certo punto, però farlo conoscere qua e poi mandarlo di là. Comunque queste sono tesi, si sta parlando di tesi, staremo a vedere. L'importante è che abbiate capito quello che volevo dirvi e scusatemi per la lungagnata solita. Comunque, colonna sonora di questo film del mitico Eminem, la colonna sonora finale che mi è piaciuta da morire. E che dire, ragazzi, andatelo a vedere, non vi fate condizionare dalla critica, non è che se sentite brutto, non dovete andare, fatevi una vostra idea, magari vi piacerà da morire, magari non vi piacerà, ma fatevi una vostra idea. Venom, bellissimo, veramente meraviglioso, un cinecomics come non vedevo da tanto tempo, mi è piaciuto veramente tantissimo, si ride, ci si diverte, ci si inquieta, ci sono scene action fatte bene. Quella leggerezza che permea all'interno del film a me è piaciuto, quel tono scanzonato però misto poi a un tono più dark mi è piaciuto e sono convinto che in ulteriori film potranno fare sempre di meglio. Mi è piaciuto il fatto di raccontare anche la gerarchia di questi simbionti, perché magari vi è una gerarchia anche dei simbionti nello spazio, cioè solo noi esseri umani viviamo all'interno di una gerarchia, no, magari anche simbionti e magari Venom è molto più simile a Eddie Brock di quanto si potesse immaginare. Comunque non voglio spoilerare troppo, ragazzi, magari Venom, che inizialmente sembra uno stronzo, lo potrebbe essere di grande aiuto a Eddie Brock, come Eddie Brock potrebbe essere di grande aiuto a Venom. Io, ragazzi, ora passo alla parte spoiler, mi raccomando, chi non ha visto il film che chiuda il video, altrimenti se lo rovinerebbe. Andate al cinema a vedervi questo film, o se quando guarderete questa recensione il film non sarà più nelle sale, recuperatelo in un video e poi tornate a vedere il mio video. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima recensione, mentre per chi ha visto il film adesso può continuare a seguirmi nella parte spoiler. Per quanto riguarda la parte spoiler, ragazzi, questo film mi ha colpito sin dall'inizio. Mi è piaciuto vedere questo arrivo dei simbionti sulla Terra. Grazie a Drake, grazie alla Life Foundation, erano riusciti a trovare 4 simbionti custoditi in queste apposite teche cilindriche. Però uno riesce a sfuggire, crea un disastro e quindi vediamo all'inizio del film che si proietta all'interno dei vari corpi umani, all'interno di un corpo, poi passa all'interno di un altro corpo, di un altro corpo ancora, di un altro corpo ancora, fino a che poi, saprete benissimo, arriverà proprio all'interno del nostro Drake e lì si trasformerà Drake in un tutt'uno con Riot, l'alieno, il simbionte più ignorante e cattivo. Gli altri 3 simbionti sono custoditi in queste teche all'interno della Life Foundation. Questo è l'inizio, dove vediamo un po' i problemi causati dal ritrovamento di questi simbionti, col simbionte che va per conto suo, il quarto e così via. Capiamo subito che questo Drake è un personaggio ambiguo, è un personaggio di cui ci si può fidare e non fidare. Quando il nostro Eddie Brock ci viene presentato, io ho subito provato una grande simpatia nei suoi confronti. Un personaggio carismatico, un personaggio che appassiona lo spettatore, un personaggio che non ha peli sulla lingua, non è un giornalista di quelli, come ho detto nella parte generale, che pur di avere lo scoop è pronto a fare ogni cosa, ma è uno anzi che svela tutti gli altarini, tutte le cose che non dovrebbero essere svelate per far bene il proprio lavoro, rischiando però in continuazione di essere cacciato, come già è successo in passato nella sua vita, e di perdere tutto ciò che ha di più caro. Capiamo che sta con Michelle Williams in questo film interpreta proprio la sua fidanzata, da lì a poco si sarebbero dovuti sposare. Anche lei lavora per i legali della Life Foundation, infatti proprio nel suo computer Eddie Brock legge una mail dove in questa mail si accertavano i decessi di alcune persone forse utilizzate come cavie dal nostro Drake per testare la simbiosi fra alieno e essere umano. Il nostro Drake, in quella scena veramente crudele, utilizzava dei vagabondi, delle povere persone prese magari per strada, per sottoporle a
a prove veramente crudeli, lasciava liberi i simbionti, o perlomeno lasciava libero il simbionte di turno all'interno di questa stanza vetrata. Lasciava libero il simbionte e lasciava sì che il simbionte, faceva sì che il simbionte entrasse a contatto con il corpo umano della cavia di turno. Ovviamente tante persone sono morte perché i simbionti non sono magari predisposti a entrare in ogni corpo umano, devono trovare il corpo umano che si addice a loro. Quindi, ad esempio, muoiono tante cavie una dopo l'altra, c'è quel ragazzo, il capellone, lì mi è dispiaciuto un sacco vederlo morire in preda alle convulsioni, poverino. E Drake subito, senza un minimo di cuore, dice: portate la prossima cavia, cioè portate il prossimo, una cosa del genere, dice. Quindi subito capiamo la sua cattiveria e capiamo che forse Eddie Brock ci aveva visto bene. È bellissimo il momento in cui Eddie Brock va a intervistare Drake. Drake è subito pronto a parlare della sua ricerca per curare il cancro, delle sue spedizioni, così via, mentre invece il nostro Eddie Brock subito rammenta a Drake tutte le morti causate per colpa delle azioni della Life Foundation e così via. Poi ne ha la conferma quando una delle assistenti di Drake lo fa entrare all'interno della Life Foundation, dove per la prima volta entrerà in contatto poi con Venom. E lì scoprirà la verità, riesce a fotografare tutte le persone tenute in gabbia, incontra la ragazza che conosce, che poi ovviamente era posseduta dal simbionte, il simbionte entrerà dentro di lui. Eccoci. Lì lui ormai ha già perso l'amore, ha già perso quindi Michonne Williams, ha già perso il lavoro, è tutto solo a casa, è una sorta di Enzo Ceccotti, è lì in casa, beve e passa il suo tempo magari al negozietto lì dove va a comprare il cibo. E la sua vita ormai diventa quasi monotona, è una vita strana la sua, cerca di trovare lavoro ma nessuno ormai crede più in lui. Anche Michelle Williams ormai si è rifatto una vita, è molto bella la scena in cui, è molto bella e triste la scena in cui lui raggiunge Michelle Williams a casa su quella strada in salita proprio come la vita di Eddie Brock, e incontra Michelle Williams che sta ormai con questo primario, con questo dottore primario, e se si pensa che da lì a poco si sarebbero sposati, ora invece è lì da solo, è un po' triste come cosa. E mi è piaciuto poi tantissimo l'incontro con Venom. Venom, che io ho sempre considerato cattivissimo, alla fine mi sono reso conto che ha un'umanità, che ha quasi un cuore, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. È ovvio che inizialmente non è facile gestire Venom, perché inizialmente proprio anche Venom vuole distruggere qualsiasi cosa, cibarsi di esseri umani, staccandogli la testa con un morso e conquistare, diciamo, la Terra e così via, perché questo era il compito dei simbionti e quello che volevano fare i simbionti. Quindi è bellissimo vedere il parassita che si prende gioco di Eddie Brock in quella scena fantastica in casa in cui lo fa mangiare come un disperato, patatine crude, e poi a vomitare nel cesso in quella scena sgradevolissima ma allo stesso tempo bellissima in cui vomita, bah, si riempie di vomito tutta la tavoletta del cesso in stile Enzo Ceccotti. E quindi ovviamente quando Drake si rende conto che il simbionte è entrato dentro di lui farà il possibile per riprenderselo. E ci sono le scene action, quelle in moto ad esempio, dove gli uomini di Drake cercano di prendere Eddie e per la prima volta si manifesta Venom. Beh, quelle scene sono fenomenali. Va bene che si vedevano nel trailer, ma sono fantastiche. Quando si manifesta Venom proprio per la prima volta, vediamo la creatura, è un qualcosa di meraviglioso. Eddie Brock che cerca di trovare un buon rapporto, di creare per meglio dire un buon rapporto con Venom è eccezionale, mi è piaciuto veramente da morire, mi è piaciuto tantissimo quando Venom parla, noi siamo Venom, noi facciamo questo con quella voce, mi è piaciuto da morire veramente tanto, cioè vi ripeto, volevo essere Venom anch'io. La scena al ristorante quando Eddie Brock vuole andare a dire a Michelle Williams, guarda, ho fotografato, ci sono le prove che alla Life Foundation compiano azioni illegali, guarda, guarda, e intanto si manifesta il parassita, comincia a strozzare la gente, intanto il primario cerca di portare via Eddie e lui si rifugia nell'acquario delle aragoste e comincia a mangiare così,
Cioè, quella scena è ignorantissima, quella scena è veramente ignorante. Mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto tantissimo. Fino a che poi arriviamo ad un susseguirsi di cose che porteranno allo scontro finale tra Venom e Riot. Riot, l'altro simbionte, entrato dentro Drake. Drake scopriremo essere un uomo viscido che pensava solo ad arricchirsi. Infatti sarà d'accordo con Riot di andare nello spazio alla ricerca degli altri simbionti per poter conquistare la Terra e poterla distruggere. Si capisce che tutto ciò che diceva Drake inizialmente erano solo frasi fatte, non gliene frega niente a lui della Terra. Lui pensava ad arricchirsi provando questa simbiosi fra essere umano e alieno, perché per lui era importante lo sviluppo che avrebbe portato a guadagnare il cash. Questo era importante per lui. Ed è bellissima la battaglia finale in cui Venom combatte contro Riot. Mamma mia, che bellezza! Il momento in cui si smaterializzano perché i simbionti non riescono a sopportare i suoni forti e il fuoco. Il momento in cui i due si smaterializzano, e quindi in quella scena a rallenti vediamo i due smaterializzati. La scena in cui Riot riesce a ingoiare Venom e diventa ancora più grosso. Poi, però, grazie a Michelle Williams, che può essere sgradevole, ricordiamocelo, Michelle Williams mette quell'audio stridulo forte e quindi i due si ridividono, riescono a dividersi, vi è il combattimento, riesce poi a distruggere il razzo, il nostro Venom, e quindi muore nel fuoco Riot. A me è piaciuto da morire il finale e sembra quasi che anche Venom sia morto. Infatti quando dice addio, addio Eddie, ciao Eddie, quella scena è veramente tenera, mi ha emozionato quella scena. Poi invece però scopriamo che Eddie, cadendo in mare, ha ancora dentro di sé Venom. Non me l'aspettavo assolutamente. C'è la scena in cui Eddie Brock parla con Michelle Williams e scopriamo che Venom è ancora dentro di lui, è bellissima. Per non parlare del finale in cui proprio Eddie Brock insegna a Venom la differenza fra persona buona e cattiva, e c'è Venom che cerca di imparare. Mi è piaciuta da morire questa cosa, trovare l'aspetto umano, l'aspetto buono di Venom. Non me l'aspettavo, ma sono contento. Mi è piaciuto. Non so se si rifà al fumetto questa cosa oppure no, non so se anche nel fumetto vi era una gerarchia nello spazio fra questi simbionti, non lo so, però. Anche il momento in cui, per esempio, Venom, che potrebbe trovare tantissimi altri corpi, adatti a lui, vuole tornare da Eddie Brock, e quindi prima entra dentro Michelle Williams, e c'è quella scena in cui Michelle Williams trasferisce il parassita all'interno di Eddie Brock tramite bacio, e quella scena è sensualissima, mi è piaciuta da morire. E proprio Eddie Brock dice che e proprio Venom dice che lui aveva come intento proprio il conquistare la terra, distruggerla, però cos'è che gli ha fatto cambiare idea? Eddie Brock, sei stato tu, gli dice. E gli dice: perché anch'io nel mio pianeta ero uno sfigato come te. E quindi c'è questa unione fra i due che fa sì ridere sentire Venom che dice ero uno sfigato, ma mi ha fatto anche scoprire un aspetto umano di Venom. E voi potreste dire: ma nel fumetto non è così, chi se ne frega? A me mi piace quando il fumetto resta fumetto e il cinema resta cinema. Nel cinema si può fare tutto, tutto, tutto. Anzi, questa cosa mi dà l'idea di essere ancora più autoriale, perché hanno avuto gli sceneggiatori, il regista, il coraggio di cambiare una cosa magari non esistente nel fumetto. Quindi benissimo così. L'aspetto che contraddistingue Eddie Brock e Venom e li rende così simili mi è piaciuto tantissimo. E capiamo anche un aspetto introspettivo degli alieni. Cioè, poi dite che il film non è profondo. È ovvio, non sappiamo molto su questo pianeta, non sappiamo come viene gestito questa gerarchia su questo pianeta dove abitavano i simbionti. Riot sappiamo che era il numero uno, il più cattivo, il capo che aveva intenzione di distruggere la Terra e ancora vuol farlo, ma da quando Venom ha scoperto Eddie Brock e ha cominciato a vivere in lui non lo vuole più fare, vuole il bene. Quindi Venom da villain potrebbe diventare un grande supereroe. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, tantissimo mi è piaciuta. Tanti l'hanno criticata, io no, perché ho sentito dire: ma poi anche questa gerarchia dei simbionti sono delle, come posso dire, i simbionti quando non sono nei corpi sono sembrano quasi degli Skiffidol, no? Sono delle forme inesistenti di materiale radioattivo, cioè com'è possibile che abbiano una gerarchia? Magari però nello spazio dove vivevano
La loro struttura era diversa, magari anche in questi universi riuscivano ad avere un aspetto diverso, proprio come sulla Terra entrano in contatto con l'essere umano e diventano quello che sapete, magari anche negli altri universi entrano in contatto con altre cose che noi non conosciamo. Cioè, è inutile stare a discutere su una cosa del genere. Cioè, comunque, anche di principio, se il simbionte è un essere così potente, cioè di principio, essendo potente, anche prima di arrivare sulla Terra, sicuramente avrà avuto i suoi, come posso dire, avrà avuto i suoi, momenti, come posso dire, non lo so neanche, avrà avuto i suoi, modi di manifestare la propria superiorità e così via, anche se ha questa forma irrealistica, anche se sembra veramente uno schifidol, però magari in altri universi la sua forma è diversa, la loro forma è diversa, quindi non me le sono fatte neanche io certe domande. Io anzi sono rimasto molto intenerito dalla scena in cui Eddie Brock e Venom dimostrano di avere un forte legame fra di loro. Poi vi è quel combattimento finale meraviglioso e poi la scena in cui torna lì nel negozietto dove fa spese il nostro Eddie Brock e arriva lo stronzetto di turno che già all'inizio del film si era presentato per chiedere il pizzo alla signora, e Venom capisce che quella è una persona cattiva e quindi si trasforma e gli mangia la testa, cioè meraviglioso, veramente meraviglioso. Mi è piaciuto e gli fa: noi siamo Venom, con la faccia mezza di Venom e mezza di Eddie Brock. Mi è piaciuto da morire, veramente tantissimo, una figata come è finito il film. Per non parlare poi della prima scena dopo i titoli di coda dove vi è il grande Woody Harrelson, il nostro Eddie Brock che raggiunge il carcere, abbiamo Carnage alla grande che promette che farà una carneficina, bellissimo il personaggio, meraviglioso, tutto rosso di capelli, non vedo l'ora, non vedo l'ora, ma speriamo che questo film abbia un successo incredibile, non vedo l'ora di vedere Carnage. E poi la seconda scena non è nient'altro che un pezzetto di 4 minuti del film Spider-Man, Un nuovo universo, il film in live action dell'Uomo Ragno. È proprio bello perché viene scritto nel frattempo in un altro universo e vediamo una scena molto particolare. Vediamo la scena in cui il nostro Miles Morales, ormai diventato Spider-Man, si ritrova sulla tomba di Peter Parker, facendoci capire che ormai Peter Parker è morto, anche se poi magicamente appare. Cosa succede? Non si sa perché poi l'anteprima finisce. E dice di non essere all'altezza per fare ciò che era stato assegnato, gli era stato assegnato da Peter Parker, però poi si sente una voce come se Peter Parker fosse ancora vivo e il film finisce. Secondo me, questa scena qui dimostra ancora di più la mia tesi, cioè che sarà proprio Miles Morales nell'universo della Sony ad essere sfruttato, magari nei futuri film su Venom e così via. E lasceranno Tom Holland di là. Anche perché in questo cartone animato che appartiene alla Sony, Peter Parker è morto. Lo vediamo proprio nello sketch d'anteprima, nella seconda scena di Venom. Peter Parker è morto. È della Sony anche questo, cosa fate? Lo fate morire? Cioè, utilizzate questo film come scena post-credits, facendo capire che è collegato quindi a Venom, anche se è un cartone animato e l'altro è un film. Fate capire che è collegato, fate vedere che Peter Parker è morto e poi lo rimettete in quello della Sony, non avrebbe senso. Invece ha molto più senso la mia tesi, che Peter Parker è morto, proprio perché Peter Parker resterà nel Marvel Cinematic Universe e di là ci sarà Miles Morales. Secondo me è così, ragazzi, secondo me è così. Non ho neanche tanto altro da dire se non che questo film l'ho amato, l'ho veramente amato. Quindi io scriverò proprio come titolo di questa recensione, recensione Venom, hashtag We Are Venom. Noi siamo Venom e siamo veramente Venom, perché questo è un film fenomenale, veramente, veramente, veramente. Quindi criticatemi, fate cosa volete. Mi spiace molto spesso essere il bastian contrario, però ce ne fossero a bizzeffe di film così, ce ne fossero a bizzeffe. Mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto davvero tantissimo, tantissimo. Noi siamo Venom.